che cambia siamo noi. L'associazione Consorzio Cascina Cuccagna è nata per ristrutturare e gestire lo spazio del comune di Milano di Cascina Cuccagna, che è la più antica perché risale al 1600 e la più urbana tra le cascine che ci sono nel territorio del comune di Milano, ed era originariamente di proprietà e in gestione ai monaci benedettini, perché era un unicum con il vicino ospedale Fate Bene Fratelli, Fate Bene Sorelli, che era gestito dai monaci. Poi è diventata il casello di posta, è stata acquistata nel 700 dai più grandi commercianti di spezie, quindi arrivavano le spezie da Genova e venivano ricoverate dentro la cascina. Poi per molti anni è stata abbandonata e era a rischio di sostenibilità, di agibilità, e quindi il territorio attraverso questa associazione ha spinto il Comune di Milano a praticare una forma innovativa di concessione. La struttura veniva affidata al concessionario a fronte di una ristrutturazione con oneri totalmente a carico di chi vinceva il bando e in cambio di una concessione per 15 e 20 anni dell'utilizzo della struttura. Al momento del bando l'associazione si è presentata con un progetto strutturato, perché il criterio di assegnazione era ovviamente l'impegno economico, ma anche il valore sociale della proposta. Il valore sociale della proposta era quello di fare di Cascina Cuccagna un luogo aperto, uno spazio pubblico per confrontarsi con la zona, ma più in generale con la città di Milano, sui temi della sostenibilità, della vivibilità urbana e della relazione tra la grande metropoli e il territorio periurbano, che è storicamente un territorio agricolo. Infatti Cascina Cuccagna è un punto parco, Milano ha il più grande parco agricolo di un'area metropolitana di tutta Europa, il Parco Agricolo su Milano, e quindi l'idea era quella di costruire un luogo di riflessione, di condivisione sul quale ragionare e diffondere buone pratiche territoriali. Oggi Cascina Cuccagna è uno degli spazi più conosciuti a Milano, con tre linee, tre filoni. C'è ovviamente un ristorante, bar, si trova un'offerta culinaria di alta qualità, ma nello stesso tempo con una selezione molto precisa dei fornitori. Poi c'è una serie di attività svolte da gruppi di volontari che sono coordinati dall'associazione, quindi abbiamo un orto didattico, abbiamo una ciclofficina, una falegnameria dove si fanno corsi, e poi una serie di eventi che sono anche eventi di natura aziendale, ma il cui filo ispiratore è prevalentemente il tema della sostenibilità. Oppure le associazioni, i gruppi scrivono a noi e ci propongono delle attività, se le attività sono condivise trovano spazio all'interno di Cuccagna. La situazione della Cascina Cuccagna è molto varia, ci sono molte comunità giovani piuttosto che dei bambini, perché ci sono molte attività anche rivolte alle famiglie. La risposta dopo l'apertura della città è molto buona, è uno dei luoghi più frequentati a Milano, anche perché permette questa vivibilità di un'area verde con servizi all'interno dell'area metropolitana, e quindi noi abbiamo una frequenza di migliaia di visite settimanali, orientativamente da 15 a 30 mila persone. Io credo che in generale questa formula sia una formula valida su tutto il territorio nazionale. Forse a Milano c'è una risposta maggiore perché c'è una tendenza che si dimostra su altri fattori, penso al successo del car sharing, del bike sharing, in cui il tema della condivisione abbinata al tema della sostenibilità trova una rispondenza in una parte dei cittadini e del pubblico che frequenta la città.
tutta Italia che cambia, io lo associo al fatto che, diversamente da un'immagine molto negativa che riusciamo a trasferire a noi stessi e soprattutto fuori dai nostri confini, questo è un paese molto vitale, la vitalità parte soprattutto dal basso. Noi dovremmo imparare a valorizzare di più questo fatto, il fatto stesso che, come è noto, il terzo settore in Italia sia il più grande in Europa, ma non ha una rappresentanza degna di questo ruolo che svolge. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.